Il presidente Maroni ha partecipato oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia anche alla presentazione della 71esima edizione di EICMA, il più importante salone delle moto al mondo, 99esimo anno, pensate, di EICMA, e quindi un appuntamento che, vi ricordiamo, dal 7 al 10 di novembre si svolgerà presso i padiglioni di Ro Fiera. Sentiamo l'intervista realizzata al nostro Marco De Luca, al governatore. Dunque, una delle eccellenze di Regione Lombardia è l'EICMA, questo salone è arrivato alla 99esima edizione. Sì, è il salone più visitato e più longevo che abbiamo. La produzione dei cicli e motocicli in Regione Lombardia rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia. 1.300.000 sono i veicoli immatricolati, quelli che circolanti, 48.000 quelli immatricolati lo scorso anno. C'è stata una flessione rispetto all'anno precedente, ma inferiore a quella nazionale. Quindi un settore che tira, e la produzione è tutta orientata, quasi tutta orientata all'export. La Regione Lombardia vuole sostenere ovviamente questo settore, come tutti gli altri settori industriali, e quindi ho voluto presentare questa 99esima edizione della fiera con grande piacere, perché è una vetrina importante per la Lombardia e per la sua industria. Manifestazione così importante che è quasi un allenamento in vista di Expo 2015. Beh, Expo 2015 è una grande opportunità per la Lombardia, per il suo settore produttivo, per il turismo, per la cultura, per le bellezze, non solo per le attività produttive. Ed è, può essere un volano che serve a far ripartire a pieni giri il motore, ci crediamo. Lo sviluppo delle nostre imprese è l'obiettivo, il mantenimento e lo sviluppo delle imprese e dei posti di lavoro è l'obiettivo principale della mia azione di governo. Sono lieto quindi di ospitare quella presentazione di quello che è l'evento fieristico più longevo e più visitato del settore, e 99 anni quest'anno, 100 l'anno prossimo. È un settore importante proprio dal punto di vista dell'economia della regione. Sono nella nostra regione particolarmente significative le dimensioni dell'attività, dell'azione che riguardano la produzione due ruote. In Lombardia il settore ha superato il miliardo di fatturato complessivo, e la Lombardia ha più del 15% del totale dei veicoli a due ruote in Italia. Sono 1.300.000 utenti, e nel solo 2012 sono stati immatricolati 48.000 veicoli, metà circa scooter. Anche la Lombardia ha subito una flessione del mercato, anche se meno significativa di quella nazionale. La flessione a livello nazionale è stata del 30%, in Lombardia del 23%. In regione sono stati prodotti lo scorso anno oltre 18.600 pezzi, l'80%, come è stato detto, destinati all'esportazione. Ci sono importanti aziende in Lombardia nel comparto più in generale, anche nella componentistica, con migliaia di dipendenti, e poi i produttori, gli storici produttori, l'MV Agusta, Moto Guzzi, Husqvarna, che purtroppo ha avuto in questi ultimi tempi, ha subito le decisioni della proprietà che hanno fortemente penalizzato l'azienda, che hanno fortemente penalizzato la regione, e che soprattutto hanno fortemente penalizzato i lavoratori dipendenti, che senza colpa hanno visto chiudere un'unità produttiva, ripeto, per motivi diversi rispetto a quelli della ragione di mercato. Ma queste sono le decisioni che non competono alla regione e che abbiamo cercato di tamponare, conseguenze negative che abbiamo cercato di tamponare, che siamo riusciti a tamponare con l'intervento a sostegno dei lavoratori che hanno perso il posto. Abbiamo grandi sfide davanti come Regione Lombardia,
ma anche grandissime opportunità. Il sistema fieristico è una vetrina che noi vogliamo sostenere, che vogliamo valorizzare. C'è stato recentemente il rinnovo dei vertici della Fondazione Fiera di Milano, a cui ho dato come indicazione quella di fare di tutto perché la vetrina di promozione, la Fiera di Milano è la più importante d'Europa, sia un veicolo di promozione di ciò che viene prodotto, di ciò che viene fatto in Regione Lombardia. E questo settore, questa fiera che ci sarà dal 5 all'8 di novembre, se non sbaglio, al 10 di novembre, dal 5 al 10 di novembre è un appuntamento assolutamente importante. Quindi io vedo Expo come un'opportunità per valorizzare le cose belle che ci sono, le nostre eccellenze non solo ambientali, enogastronomiche e culturali, ma anche produttive. Non abbiamo nulla da imparare da chi produce moto, bici, scooter all'estero, dobbiamo semplicemente crederci e valorizzarle. Ed è quello che io intendo fare come Regione Lombardia. Per questo sono lieto di essere presente oggi alla presentazione della fiera e garantisco l'impegno di Regione Lombardia a sostegno di quello che ritengo essere uno dei settori produttivi più importanti da valorizzare non solo della regione ma di tutta l'Italia. In un momento di crisi il sostegno delle istituzioni è ancora più importante e io garantisco che questo sostegno c'è e continuerà a esserci per il futuro. Grazie.